Buonasera, ben trovati in linea d'ombra Lombardia. Insieme siamo in diretta, canale 14. È un piacere avervi qui con noi per questa serata. Andremo fino alle 22:30. Parliamo questa sera di casa, di casa nel modo eh, più opportuno anche per i milanesi. Parliamo di Aler. Cerchiamo di capire quali sono le novità, punti di forza, criticità, parliamo di studenti, delle tante novità messe in campo da Aler. Lo facciamo con l'assessore regionale alla casa, Domenico Zambetti. Ben trovato, come sta? Buonasera, bene. bene. Mirabelli, sempre dal Consiglio regionale per le file del Partito Democratico, benvenuto. Loris Grazie, Zaffra, buonasera. presidente dell'Aler, benvenuto presidente Zaffra, Manuela Grazie, Grecchi buonasera. del Politecnico di Milano. Benvenuta Grazie, professoressa buonasera. che è delegata, in questo caso del rettore per l'edilizia. Quindi ci può spiegare eh, con dovizia di attenzione scientifica quanto andiamo spiegando questa sera. Oggi abbiamo un servizio che ci fa da apertura, una scheda iniziale che ha realizzato Luca Rossi e che apre ai tanti argomenti che affronteremo insieme questa sera. Via col servizio. il futuro a partire da fondamenta storiche di un passato troppo ingombrante. E' quanto sta cercando di fare Aller, azienda lombarda edilizia residenziale che affronta il domani combattendo con i problemi di ieri. Da una parte le case vecchie per le quali spesso non è sufficiente solo una risistemata, ma servono importanti opere di ristrutturazione e di redistribuzione degli spazi. E poi l'abusivismo da sempre fenomeno contrastato, ma che affonda in radici profonde e difficilmente estirpabili. Intanto la società si modifica e ha problemi vecchi si affiancano bisogni diversi. È il caso delle nuove povertà che indeboliscono intere fasce di popolazione, sono per esempio i genitori separati, i padri che pur mantenendo lavoro e stipendio non arrivano al traguardo della quarta settimana. E poi l'immigrazione sempre in crescita e l'età media degli inquilini Aller in continuo aumento, anziani spesso soli che hanno bisogno di maggiori attenzioni e di condizioni di vita dignitose. Il 51% del totale degli assegnatari infatti ha un'età superiore ai 65 anni sul totale dei 113.000 inquilini negli alloggi di proprietà Aller e sui 49.000 di proprietà del Comune. Morning. Mm -hmm. L'azienda lombarda in questi mesi affronta altre nuove tematiche come quella dell'IMU e le direttive del nuovo PGT. Non manca l'attenzione ai più giovani, in particolare agli studenti che cercano una sistemazione temporanea a Milano. Alera ha predisposto il recupero di 103 sottotetti per un totale di 183 posti letto. Un lavoro per i ragazzi che ha raggiunto l'apice al Campus Martinit, dove su un'area di pertinenza di 17.000 m quadri sono stati ricavati 440 posti letto tra camere doppie e singole e mini alloggi. Senza dimenticare gli altri 100 letto posti letto alla residenza stadera Allora abbiamo detto problemi vecchi ma anche novità messe in campo da Aller. Presidente, ha visto questa scheda che partiva proprio con tematiche note anche ai nostri telespettatori, quelle dell'abusivismo ma anche quella dei nuovi poveri, quindi di come l'Aler cerca di affrontare i cambiamenti della società? Beh, è chiaro che... Noi cerchiamo di adattarci con le risorse che abbiamo eh, a una situazione molto difficile: nel senso che, in una situazione di crisi sulla quale è inutile spendere ulteriori parole, abbiamo visto anche oggi l'andamento in borsa dopo l'intervento sulla Spagna: il risultato della è che la borsa ha perso il 3%, giornata, devo dire, sì. le banche mm. italiane hanno avuto un tracollo. Abbiamo a che fare con una situazione difficile che è destinata a continuare nel tempo. Per cui non, non, è inutile creare illusioni, non ci si può aspettare miracoli dall'iniziativa pubblica, si tratta di... Però fare... non deve essere neanche la scusa per tutti, perché sennò. No, no non si assolutamente niente. assolutamente no. no. Eh. Bisogna però essere realisti e si tratta di fare meglio quello che abbiamo cercato di fare dignitosamente. In, in, questi, in questi anni e cioè di affrontare il problema principale che è lo stato e la vita dei nostri inquilini mm. e nello stesso tempo di utilizzare fantasia e al meglio risorse per affrontare tematiche nuove nel servizio ne venivano accennate alcune che sono gli studenti eh, fuori sede che vengono a studiare nell'eccellenza universitaria milanesi che sono un numero consistente che molto spesso e adesso, sono sottoposti certo. a forme di sfruttamento. Le nuove forme di povertà. Ehm. I padri separati, ad esempio, che fanno fatica a far stato fronte. Quando apposta, no su questo c'è una dire, residenza eh. che prevede 42 alloggi al Grattasoglio, anche con un minimo di strutture. Collettive, proprio perché è destinata ai pradi separati per cui le zone di assegnato. intrattenimento per... sono già stati assegnati o sono in... è stata fatta la graduatoria, fatto... adesso stiamo selezionando in relazione alla graduatoria mm. Mm. lo stabile è finito completamente, lo stiamo attrezzando perché lo consegniamo anche col blocco cucina sono forme nuove, è chiaro che è una goccia in un mare certo, più ampio però un fatto... Significativo. Abbiamo detto Zambetti, eh, problemi vecchi, quelli dell'abusivismo, ma anche quello dei nuovi poveri, lì sì che può esserci la parte virtuosa dell'azienda che deve cercare di andare incontro alle difficoltà. Eh, da, Dall'assessorato alla casa, dall'alto della regione Lombardia, cosa, eh, come si sta sviluppando la società e come il problema della casa, la casa popolare, eh, può venire incontro a queste esigenze? Beh, intanto devo dire che le povertà sono senz'altro in aumento ma è in aumento la povertà che guarda con attenzione all'edilizia residenziale pubblica da un lato, che era la fascia quasi media fino a qualche eh, anno fa, e poi c'è la fascia grigia, la cosiddetta fascia grigia, che io un anno e mezzo che continuo a dire ha bisogno di essere eh, attenzionata con sempre maggior rigore, che è quella fascia di cittadini che un tempo si... Eh, affacciava al mercato libero e che oggi decisamente non riesce più a stare all'interno di quel mercato. Vorrebbe sia, la banca non sia, in, sé, sia, cioè. sia in affittanza sia mm. in acquisto. Mm. E quindi necessariamente noi nella politica della casa non possiamo non tener conto di tutte e due le realtà perché coloro i quali hanno, non riescono più a stare. Nell'ambito del mercato libero necessariamente devono trovare una soluzione di continuità all'interno di nuove realtà di operatività. È qui che è scattato l'housing sociale che abbiamo fortemente voluto come Regione Lombardia col Fondo Lombardo fatto eh, dapprima con Fondazione Cariplo e poi ad andare avanti con la fondazione housing sociale c'è la questione però dei tempi no? cioè la famiglia ha bisogno di tempi rapidi arriviamo, arriviamo, arriviamo subito a questo il dato che abbiamo voluto dare come indicazione generale alle nostre ALER non dimentichiamolo che ALER fanno parte del sistema regionale mm. e quindi con una direttiva uguale su tutte le province lombarde è stata quella di andare Innanzitutto verso il recupero di quegli alloggi che erano fuori uso, che non erano abitabili, che non avevano la possibilità di essere abitati. Quindi, dare subito questa disponibilità e sono diverse centinaia soltanto nella città di Milano, ma sono più di un migliaio certo, certo. per quanto riguarda la regione Lombardia. La seconda fascia. Quella del mercato della cosiddetta fascia grigia a cui appartengono anche tutto quel sistema delle famiglie monoparentali, anche certo. che non possono permettersi anche se di andare sul libero mercato però Qui poi arriviamo, magari adesso entriamo abbiamo tempo e, e analizzeremo bene il problema Mirabelli, in, la politica spesso dibatte proprio sul modo in cui vengono assegnate no? le case allora le graduatorie, allora la tempistica proprio perché c'è un bisogno sempre maggiore giusto quello che dice l'assessore cioè la fase grigia, quelli che fino a ieri potevano comprarsi la casa o stare in affitto in maniera eh, normale adesso invece devono fare questo passo in più la tempistica, la politica che detta le regole può fare la differenza. Guardi, la, le cose che diceva l'assessore sono giuste, nel senso che oggi c'è una domanda che l'edilizia residenziale pubblica, così com'è, non, non affronta, che è la domanda di gran parte dei lavoratori dipendenti che hanno redditi che non gli consentono di trovare case né in affitto né eh, per acquistarle sul, sul mercato. E quindi occorrono nuove politiche, si sta prospettando un'idea, politiche di housing sociale, costruendo le condizioni perché con il contributo dell'ente pubblico che mette a disposizione i terreni, che contribuisce ai mutui o altre cose, si possano costruire esperienze in cui tra l'altro convivono ceti sociali diversi, in cui c'è l'edilizia residenziale pubblica, i canoni sociali, ma poi c'è il convenzionato e c'è anche l'edilizia libera, non solo per garantire una sostenibilità economica. Ma anche perché c'è bisogno, oggettivamente, non sono più riproducibili i grandi quartieri certo, popolari. Sì, anche non... perché hanno dato molti problemi. No, no, alle volte. Non solo perché non ci sono più soldi GESCAL con cui costruirli, ma perché hanno dato molti problemi. Dopodiché i problemi di quei quartieri lì ci sono. E il problema che ci sono, c'è una lista d'attesa grandissima, di chi ha diritto invece alle case a canone sociale è un problema serio. E Quanto è il tempo d'attesa attesa adesso? Ma è... Da quando uno viene identificato? Anche tutta la vita. Anche come... Se non sei proprio messo malissimo anche tutta la vita, perché non c'è, non ci sono oggettivamente... Al di là dei criteri di assegnazione mancano le case, dopodiché si può intervenire sui criteri di assegnazione adesso con l'assessore, l'assessore del Comune di Milano si sta ragionando su cioè, una serie se di su... protottici. No, ci sono una serie di alloggi, per esempio a San Siro eh, piccoli che le famiglie prima in graduatoria non vogliono e perché non ci stanno e se l'assessore. Autorizza o il comune si potrebbe per esempio far scivolare fino a. Io volevo ieri, dirti ieri. che la delibera è già pronta. Ecco, la delibera è già pronta. Questo è una buona, buona notizia. È, perché cose bipartite Adesso coinvolgo anche la professoressa proprio sulle strutture, cioè sui numeri, se eh, Milano è pronta o no. Prima mandiamo la prima interruzione pubblicitaria, poi torniamo tra meno di due minuti, approfondiamo questo argomento, ma eh, parliamo anche di IMU. Questo problema che l'Aler deve affrontare. L'IMU L'Aler lo deve pagare o no? E se sì, in che maniera? Tra poco linea d'ombra Lombardia oggi affronta il problema della casa attraverso l'Aler. E con l'aiuto dell'Aler, quindi con il presidente Zaffra, le domando: questa faccenda dell'IMU che ovviamente devono pagare tutti i proprietari di casa, ma con l'Aler come funziona? Beh funziona che è un'ulteriore tappa. Su una via crucis assurda che vede il trattamento fiscale complessivo degli enti a vario titolo destinati a gestire le case popolari, le Alere in Lombardia, l'Ater in generale, sottoposti a una situazione assurda quando si tratta di pagare l'IMU l'IRAP eccetera sono equiparate alle immobiliari private quando si tratta ad esempio di avere delle facilitazioni, gli incentivi alle ristrutturazioni sono escluse per cui il danno è la beffa veniamo all'ultima che è la questione dell'IMU eh, per un impegno delle forze politiche a livello nazionale il governo ha rinunciato per il sistema dei gestori di case popolari per le cooperative a proprietà indivisa cioè identificando il sistema complessivo che affronta sì. eh, le fasce più deboli ha rinunciato alla propria quota. I comuni, che oggettivamente sono in una situazione finanziaria diversa, sono. Eh, liberi invece di applicare entro la quota di loro spettanza E quindi quanto sarà? Il 50? 50 Beh, dovrebbe essere non di più del 50% della liquota prevista. Mm. E non è così perché molti comuni, non a caso anche quello di Milano, che ci ha risposto, uno dei comuni ci ha risposto, applica lo 0,4 per 1000, mentre la metà dello 0,76 sarebbe lo 0,38. Ma al di là di questo, sotto l'avallo della regione, l'assessore Zambetti ha fatto più di una riunione. Con noi presenti, con l'insieme dei comuni e abbiamo una situazione diversificata. Noi abbiamo sollecitato una presa di coscienza da parte degli amministratori pubblici di, di fare ecco, il possibile. Chiaro, chiaro. Allora Quindi... ci sono alcuni comuni, tipo Assago, che non fa pagare il Limo a nessuno. Eh, Però focchi, altri certo. no, chiarissimo, Altrino la è... preoccupazione, così facciamo anche il servizio giustamente per chi ci guarda, è che alla fine eh, vuoi con i servizi, vuoi con eh, le, le tariffe, vuoi con quello che è, questa spesa che dovrà affrontare l'Aler ricaschi non nell'immediato ma presto o tardi sugli inquilini, su quelli che ci stanno dentro, su chi eh, ovviamente... Sulla mancanza già di manutenzioni. Suo, sulla manutenzione sarà ancora meno, qualcuno si preoccupa in questa maniera qua. No, è chiaro che sul piano del diritto l'IMU la pagano i proprietari in questo caso leale. Certamente, parlavamo prima di un problema di difficoltà finanziaria complessiva, se alla fine dovremo pagare 11 milioni di conto. euro di IMU, da qualche parte devono saltare fuori il rischio, come diceva l'assessore, di che, che vadano a incidere sui Comune di Milano, giusto? Nel caso però, comune di Milano, che è però il... Sì, sì, ma anche il Comune, anche il comune pagherà l'IMU sulle stesso c'è una piccola differenza paga quindi la preoccupazione paga... degli, degli inquilini è corretta l'idea, la paura di meno manutenzioni di servizi magari peggio funzionanti il dato fondamentale è proprio questo cioè, noi abbiamo fatto dei calcoli che vanno in questa direzione cioè, se pagassero lo 0,76 avremmo 34 milioni in Regione Lombardia di IMU da pagare. Quindi vi rendete, ci rendiamo perfettamente conto. Di cui che 21 l'Aler di Milano. Ci rendiamo perfettamente mm. conto che questi numeri vanno a essere estrapolati dalla manutenzione, quindi dalla cassa ordinaria. 34 milioni in meno di manutenzioni, di cui 21, giustamente come diceva il presidente adesso. Soltanto nella provincia di Milano sembra non è una cosa da poco. Quindi... Domanda sciocca: prima com'era con l'ICI? Prima, eh, ultimamente, negli ultimi anni non l'abbiamo pagata da quando eh, era bene. stata abolita, eccetera. Con lo 0,4 si tornerebbe teoricamente ai livelli antecedenti, ma così non è perché oltre alla rintroduzione dell'Imu c'è cioè la rivalutazione degli estimi catastali che da solo vale un 60% d'aumento. C'è cioè su tutti gli spazi commerciali lo sfitto, noi abbiamo 8.000 negozi che non è che teniamo sfitti, perché sono i negozi a piede dei vecchi quartieri popolari che sono stati ammazzati dalla grande distribuzione. Su quelli paghiamo l'Imu completa. Per cui alla fine della fiera il saldo è quasi il doppio di quello che si pagava prima. Insomma. Dice il doppio, dopo due quasi, anni e qualcosa 60 di stop. Adesso Mirabelli, cos'è questo passo, no, questa preoccupazione ci dei siamo. cittadini e degli inquilini? C è, è corretta, ci sta, potrebbero sì, esserci sì. Sì, ma dei peggioramenti? Sì. noi ci siamo impegnati in regione insieme all'assessore, abbiamo votato una mozione sia sulle case Aler sia sulle case... Per un principio innanzitutto, non ha alcun senso quello che si fa di purtroppo di fatto, cioè di tassare le case popolari e le case a proprietà indivisa, cioè due tipologie in cui i residenti sono in affitto e quindi sono prime case per quelle persone come se fossero seconde case. Per cui All'origine c'è questo, questo errore, dopodiché l'errore è corretto grazie all'intervento delle regioni, dei, dei parlamentari nazionali, cioè, per non mettere in discussione questo principio il governo de ha deciso di rinunciare alla proprio, al proprio 038, resta una tassa che sicuramente in una fase, in un momento in cui i soldi per le manutenzioni, la gestione, gli interventi dell'Aler sono, sono già pochi, è una tassa pesante. Però mi faccia dire, però il tema eh. del fatto che non ci sono le risorse per fare ciò che si dovrebbe, non è legato all'IMU. Cioè, L'IMU si aggiunge a un... Quadro generale dove rispetto... le risorse sono troppo. No, bassi, dove chiaro. le risorse sono. Per il prep di questo triennio c'è il 10% delle risorse che c'erano nove anni fa. Il 10% in più, più l'altra fonte di finanziamento, che doveva essere quella delle vendite, è stata in parte depotenziata fatemelo dire, qui siamo, da ritardi significativi anche nella gestione di questa cosa da parte di Aller, vendite agli inquilini eh, residenti. Ecco, il dubbio viene perché gli inquilini che si lamentino e che dicano, insomma, c'è il disservizio, eccetera, non è una novità, le volte sono eccessive, le volte sono corrette, però insomma la, la gestione la, la conosciamo e c'è stato il cambiamento, eccetera. Ma eh, se adesso arrivano questi 11 milioni di euro da pagare, viene da pensare che fino a ieri, che non c'erano, c'erano 11 milioni all'anno in più di servizi e di cose E belle erano da già fare. insufficienti per cercare di dare a quello che è un patrimonio sufficientemente vetusto come quello delle nostre eh, case di edilizia residenziale pubblica, questo dobbiamo anche dirlo perché o siamo leali, corretti sì. e, e lo diciamo fino in fondo o altrimenti il discorso non regge assolutamente. Ed è in questa direzione che io inserisco adesso nel nostro ragionamento anche un importante fatto che avrà le sue ripercussioni di carattere positivo anche sulle case di edilizia residenziale pubblica, oltre che sull'ausilio sociale. Quello del patto per la casa che abbiamo sottoscritto a febbraio con 60 enti e associazioni, comunque legate alla filiera dell'abitazione, comprese anche i grandi comuni, tra cui anche il comune di Milano, e va proprio nella direzione di cercare anche... Sul patrimonio di edilizia residenziale mm. pubblica una capacità di intervento su qualche migliaio di alloggi che attualmente, come dicevo prima, non sono utilizzati perché inagibili sì. per riportarli a una condizione di agibilità e quindi di assegnazione verso coloro i quali hanno la possibilità di. Da, in... da una parte, dall'altra anche quella di eh, sufficientemente dare delle risposte in tempi reali, andando anche sul mercato, per esempio, dell'invenduto a prezzi residenzialmente possibili e che rientrano possibilmente in un'area che è compresa fra l'housing sociale e l'edilizia residenziale pubblica nel suo insieme. Ecco, il patto serve anche a questo, non soltanto a questo. Poi magari entreremo anche nelle altre funzioni, che è quella della funzione di una socialità diversa, di una riqualificazione urbana diversa di una ristrutturazione più complessiva di interi quartieri che devono assolutamente pensare attraverso un mix abitativo reale Diverso, di rispetto, trovare certo. una certo. funzione che si implementi anche, anche, anche la sicurezza. Eh, Zafra, quindi abbiamo detto che le preoccupazioni degli inquilini potrebbero essere giustificate per mancanze eventualmente di eh, servizi che potrebbero derivare proprio da, eh, da questo. Come ovviare eh, rispetto a quello che diceva l'assessore, quindi vendite, eh, ristrutturazioni per cercare di mettersi al pari, togliere lo sfitto e così via, queste sono le eh, politiche. Ehm, non esistono soluzioni miracolose per un problema così complesso, bisogna operare su vari livelli, alcuni quelli innovativi li ricordava prima l'assessore e non ci bisogna spendere niente, noi dobbiamo essere più efficienti come ricordava anche Mirabelli, più tempestivi. Nelle vendite, però ti cito un dato: su 3.695 alloggi che abbiamo trattato con la gente che sai, sa che una specie di obolo iniziale abbiamo avuto il 24% di disdette, che gente che perde anche. cosa? Come mai è successo? È successo perché rispetto a quando ti hanno dato no, l'obolo tre anni adesso... fa, hai aspettato tre anni a, per fare il rogito. Adesso c'è no, la no, crisi, no. è evidente che... No, no, ma può essere anche questo. Beh, sì. Il vero problema è che anche se il costo medio agli inquilini di un appartamento è 81 mila euro, cioè sì, non sì, c'è no. una banca che gli dà una lira di mutuo. nonostante... Eh. No, questo, è, questo vale guarda, per l'Alle, vale per il primo. Ma il dato è questo, per cui la gente, anche se in parte gli ha... Poi c'è un altro elemento, proprio parlando fuori dei netti, la cosa che hai detto tu è benissimo, abbiamo fatto... Ritardato, quello che vuoi, è che, che le banche non danno i mutui. e poi la gente. No? Eh beh, ma ci sono anche una serie di cose che riguardano Continuano i comuni. Noi abbiamo 323 vendite, che non sono poche, superficie. bloccate per la questione del diritto, diritto di, superficie di superficie che superficie. non, sbloccano, non sbloccano i comuni. Ma c'è un'altra so preoccupazione: bene. la gente, anche se ha i 30, i 40 mila euro, tre anni fa, quando è partita l'iniziativa, eravamo già all'inizio della crisi e non si pensa a questa dimensione li metteva volentieri lì adesso è preoccupata non sa cosa dubbio. succede l'anno prossimo per cui è cambiato il contesto complessivo sì. ma Terasso non c'è dubbio eh, eh, sono tutti problemi contingenti che però, però posso in dire una tanti cosa, tempi tornano no, qui non è che si tratta di buttare la croce addosso a qualcuno cioè, no, però no, bisogna no, dire no. la verità la verità è che soldi non ce ne sono perché i soldi per l'edilizia pubblica sono stati ridotti a un decimo rispetto a, eh, a nove anni fa che alcune cose sono fatte con strumenti si sono usati male, con lentezza, e poi ci sono stati anche problemi diversi. Dopodiché questo non nega, però questo è il problema delle manutenzioni, questo è il problema dell'intervento sul degrado. Dopodiché io, le, molte delle cose che dice Zambetti sul... Su come intendere il domani, questo. Su come intendere il domani, no, io perfetto. le condivido, ne posso aggiungere. No, noi abbiamo fatto una legge, il piano casa 2, che aveva alcune intuizioni che purtroppo la maggioranza non è stata in grado di portare fino in fondo, che però per esempio premiava, chi faceva edilizia Beh, allora, sociale, vi, qualcosa, abbiamo... qualcosa troppo. Vi faccio, poco. Vi faccio vedere adesso, eh, dopo la pubblicità, un'innovazione eh, un che proprio riguarda gli studenti, ci saranno alcuni di loro che ci raccontano l'esperienza, dove in questo caso non si tratta di manutenzioni per l'appunto, quindi del, del quotidiano, ma di come si cerca di migliorare, di dare un servizio che alla fine è buono per la città perché è quello il senso tra poco dopo la pubblicità in diretta Christian squadrani Buonasera. eccolo lì e enrico rango benvenuti ragazzi sono due studenti che eh, stanno nel campus di, dei martinit che adesso Vedremo e che eh, ci spiega bene adesso la storia dei Martinit, proprio il vostro eh, direttore dell'Aler che ci ha accompagnato. In alcune zone di questo campus, che è uno di quelli ristrutturati, risistemati che l'Aler ha messo in gioco proprio per dare la possibilità a molti studenti come Cristian e Enrico, che ora ci racconteranno un po' come hanno fatto ad andare lì, eh, e quindi creare una struttura adatta agli studenti in una città come Milano, dove mancano gli spazi per i giovani, per chi vuole venire qui a studiare con le tante università che abbiamo, c'è un servizio che si chiama Storia Martinit, Vediamo. Direttore, siamo qui in questo campus Martinit, via Pitteri, una storia estremamente importante alle spalle. Quando è nata questa struttura? Sì, questo è il nostro Fiore all'Occhiello, Fiore all'Occhiello di Aller Milano, è una struttura storica, sorta nel 1932 ad opera del periodo fascista che ha voluto raggruppare qui tutti gli orfanelli di quella città. I Martiniti rappresentano un pezzo di storia di questa città, eh, sono nati già come fondazione intorno al 1600 in questa città, sono stati anche importanti per le cinque giornate di Milano e quindi parlare dei martiniti significa parlare di Milano. Allora, Milano ha voluto ricostruire e ristrutturare questo edificio che era degradato ed era in stato di abbandono da oltre 30 anni. Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo quindi avviato prima i lavori di recupero e poi abbiamo avviato una serie di convenzioni col Politecnico, con l'Università Statale e con l'Accademia delle Belle Arti per destinare questo luogo agli studenti universitari. Questa è la breve storia degli studenti che trovano casa in Martinit. Enrico, raccontaci allora eh, come è andata, come hai fatto a trovare questo campus, quanto costa, cosa studi, tutto quanto. Vai. Eh, innanzitutto buonasera a tutti, sono eh, Enrico Ranguno, studente del Politecnico di Milano, sei Leonardo. Mm. Eh, All'ultimo anno di Ingegneria delle Comunicazioni. Ecco, volevo spendere due parole relativamente alla vita condotta all'interno del da, campus. Sì, esatto, da dove vieni così capiamo per... Io vengo da Lecce. Da, da Lecce, sei arrivato qui. a Milano e dici dove vado a stare per studiare all'università? Io ho vissuto per quattro anni in un altro collegio facendo parte di una fondazione arcivescovile e poi sono venuto a conoscenza del, del campus in cui risiedo quest'anno sì. tramite internet e comunque tramite la residenza del Politecnico. Ecco, ha studiato... Il fattore della qualità dei servizi compresi e eh, della funzionalità della struttura in termini di mh, spazi verdi, punti di ritrovo, spazi all'aperto, eh, aule studio, eh, volevo premettere una questione importante. Eh, a mio avviso è importante che uno studente possa vivere il proprio iter universitario sì. in, in un clima di serenità. Cioè tu ci stai bene, questo ci stai dicendo esatto. giusto? Lì si sta bene. Va bene, facciamo vedere intanto le immagini degli esterni del campus così capiamo anche di cosa stiamo parlando. Professoressa eh, Grecchi, abbiamo parlato dell'insufficienza eh, di spazi per eh, gli studenti. A Milano abbiamo un sacco di università, ci sono in realtà c'è poca abitudine di spostarsi una volta che si diventa universitari in Italia in generale, però. Tutto sommato Milano è particolarmente densa di università, al contrario è molto poco fornita di eh, posti come questo, che in particolare, eh, guardiamo questo, ma in generale, sono, sono pochi no? le, le possibilità per gli studenti di stare in un posto a basso costo. Beh, innanzitutto questo è realmente un posto d'eccellenza, però, in questo momento il Politecnico ha 1500 posti alloggio e eh, ne sta per costruire mm -hmm. at, mh, circa 1.000, quindi nel 2016 avremo circa eh, 2.700 posti. Mm -hmm. In realtà è un grossissimo investimento, molto finanziato anche dal Ministero, perché noi abbiamo acceduto ai finanziamenti 338, che sono appositi per realizzare residenze universitarie, e il progetto dell'ateneo eh, guarda al futuro, quindi, volendo essere realmente un ateneo d'eccellenza, come quasi tutti gli atenei della Lombardia, Milano direi che sono tutti di eccellenza, il salto di eh, qualità lo si può fare solo aumentando in modo importante quella che è l'accoglienza, perché eh, diventiamo attrattivi per il resto d'Italia e anche per il mondo oggi noi abbiamo il 20% sì. degli studenti stranieri eh, che, che vengono qui e si trovano certo. in situazioni molto diverse rispetto a quelle che sono abituati nei loro paesi dove invece di solito gli studentati piuttosto sono all'ordine del giorno certo, ci sono soprattutto le vicinanze all'università sono molto più frequenti però eh, mi permetta questa battuta una collega americana che è venuta in visita al Politecnico quando è uscita dalla nostra sede, in questo caso era a Bovisa, eh, la sua battuta è stata, voi avete veramente un campus che è invidiabile perché è dentro una città, noi siamo abituati a vivere in un recinto. Mm. Allora io credo che il valore aggiunto che Beh, una città... tutti però è eh, perché in Inghilterra i campus sono in città e non è che stanno fuori. Certo, la collega era professori. indubbiamente Ma, americana, eh. però il fatto di poter vivere... Uh, una realtà come una città uh, qual è quella di Milano con tutte le opportunità che offre mm. secondo me è un valore aggiunto, quindi eh, il fatto di avere dei, uh, delle case, degli alloggi per studenti che non sono tutti concentrati ma che sono disseminati nel territorio milanese secondo me è un valore aggiunto. Anche perché i modelli continuano a cambiare, quindi eh, bisogna dare una risposta che non è più solo quella che era tipica degli alloggi per studenti, ma oggi arrivano anche certo. piccoli nuclei familiari. Chiaro, Zafra, le faccio questa domanda. Abbiamo parlato delle difficoltà. Della vita eh, alle volte di una famiglia, magari perché nell'alloggio Aller ci sono dei problemi. E poi chi ci sta guardando da casa dice: come è possibile che riescano a differenziare, a fare un'offerta come quella, che indubbiamente bastano le immagini per dire che è un posto meraviglioso, per accogliere gli studenti? Allora i soldi ce li hanno? si domandano da casa. Beh, intanto questa è un'iniziativa partita in tempi meno difficili di quelli che viviamo oggi. È stato un investimento di circa 17 milioni di euro, in parte cofinanziato dalla Regione e comunque affrontato. Non faccio così sembra che sono suoi, sapete se vero? questo atteggio. Eh, prego. No, diceva e non è stato il primo esempio. Noi, prima ancora, nella ristrutturazione con i contratti di quartiere dello Stadera, abbiamo realizzato un'altra casa per studenti da 100 posti letto assieme a una casa protetta per anziani, cioè si cercava e si cercherà ancora, se tra mille difficoltà, di far rivivere quartieri o pezzi della storia di Milano come questo, eh, dei Martinit, è chiaro che oggi la selezione degli interventi potrebbe probabilmente essere diversa. Noi in questo settore abbiamo fatto quattro iniziative, questa, quello dello Stadera, e due in una traversa via... Ripamonti, vi attendo, l'uno che è già funzionante convenzionata con la Statale, una che entrerà in funzione a settembre con mm. l'inizio della stagione universitaria di quest'anno, settembre, convenzionata col collegio universitario di Milano. È chiaro che adesso i nostri piani in questa direzione sono un po' rallentati eh, proprio perché le esigenze sono diverse, però vorrei ricordare che non è che... Sono strutture per privilegiati. Eh, Milano no, infatti, vive, no. crea ricchezza anche perché ha una capacità di attrazione di studenti che vengono dal resto d'Italia e dal resto del mondo, bisogna dargli una risposta. Perché molti Vi faccio vedere eh, un'altra parte dell'intervista, sempre di Alberto Carreras, al dottor Ippolito, che quel giorno era particolarmente ricco di, di parole, ci ha portato davvero in giro, è stato piacevole vedere tutti gli spazi che voi frequentate, adesso eh, ce li raccontate, per esempio siamo stati nella palestra eh, di, questo, eh, di, questa, di questa parte, sempre delle, dello studentato, vediamo via. Direttore Ippolito, ci troviamo nella palestra qui del campus Martinit di Via Pitteri, una palestra anche questa ci colpisce il fatto che come tenuta bene, come nuova, come moderna. Quali sono gli sport praticati dai ragazzi? Sì, questa è una bella palestra che abbiamo affidato alla Cus Milano per la gestione. Sono qui destinati ai giochi dei ragazzi della struttura universitaria che ci vengono quotidianamente aperta anche alle persone del quartiere e sono organizzati dei corsi. Come vedete, c'è la rete della pallavolo. Ci sono anche dei corsi di scherma, corsi yoga piuttosto che corsi di corpo libero. È interessante il piano finanziario che abbiamo predisposto perché ci ha consentito di ricavare ogni anno addirittura un utile da questa iniziativa. Abbiamo un utile attualmente di 100.000 euro all'anno. Questo è un intervento che produce utili, utili importanti per quegli inquilini che appunto cercano ogni anno risorse aggiuntive rispetto alle casse non sempre piene di in Milano. Pubblicità due minuti di interruzione poi torniamo in diretta tra poco Cristian ti trovi anche tu nello stesso studentato di Enrico quello che abbiamo visto al Martinit eh, Raccontaci un po' da dove vieni come mai hai scelto di stare qui e quali contatti hai avuto per arrivarci Sì buonasera eh, io sono Cristian Squadrani eh, vengo da Rimini e faccio il secondo anno di ingegneria meccanica e praticamente sono venuto a conoscenza del campus Martinit eh, grazie al sito del Politecnico e da cui ho anche fatto l'iscrizione e tutto e quindi se devo essere sincero le modalità comunque di iscrizione e di entrata all'alloggio sono molto facili per tutti e requisiti particolari eh, non lo so, situazione familiare l'ISE, eh, cosa c'è? cos'è che richiedono? Le tariffe sono differenti in ragione del reddito, quindi ci della so, famiglia ovviamente. Eh. ovviamente della famiglia, per cui ci sono dei posti riservati mm -hmm. per coloro che accedono al diritto allo studio, per cui mm -hmm. in realtà pagano delle tariffe molto molto agevolate. Eh, il, da quest'anno il Politecnico, proprio per facilitare gli ingressi, ha messo sì. in piedi un sito apposito, quindi loro scelgono, eh, individuano qual è l'alloggio preferito all'interno di tutta l'offerta. Lista d'attesa per questo. Quanti sono fuori? Uh, in questo momento direi che il, ci sono anche dei posti liberi. Quindi... Ah, Beh quindi lo diciamo per chi magari ci sta seguendo anche da fuori. Bisogna essere. Da venire da fuori Lombardia, da vicino dalle città limitrofe. Ma mh, di solito i milanesi ne sono esclusi. Per ma capirci. i milanesi oggettivamente non lo chiedono, quindi però, mm. in teoria è aperto a chi fa domanda, quindi non ci sono differenze in tal senso. Abbiamo no. visto eh, l'esterno. Adesso guardiamo anche gli interni, magari con l'aiuto delle immagini. Christian, come eh, si vive lì? Tu hai una stanza singola, doppia? Com'è? Allora, eh, io abito in stanza doppia e ho un conquistatore e anche lui come me frequenta il secondo anno quindi diciamo che mi trovo molto bene perché anche per andare a lezione come orari come tutto ci troviamo mm. e diciamo che vivere dentro il campus è molto molto bello ehm, è perché bello, style, è, esatto. no, è quello american style esatto e eh. ci si trova sempre in comunità anche a mangiare la sera siamo tutti, tutti in cucina nello spazio comune e si ride si scherza quanto costa, così scherziamo meno, <ride> di Cristian? Allora, per me che sono in stanza doppia e eh, pago prezzo intero, eh, 400 euro. Sì. E chi è in stanza singola paga un, un po' di più, diciamo. Certo, certo. Eh. Sono queste le tariffe, no? Più o meno. Sì, mm. sono queste. Poi variano in ragione appunto del reddito. Scelte in Continua. che modo le tariffe? Cioè loro vengono lì ovviamente se hanno anche un vantaggio economico, altrimenti magari vanno nell'appartamento di fronte e spendono di meno. Come avete fatto a scegliere quella tariffa? Beh, Sono tariffe ovviamente che vanno a mediare quella che è la situazione reale di mercato e ovviamente poi c'è la, mm. la popolazione protetta che è quella che accede al diritto allo studio. Quindi in realtà diciamo che hanno una prevalenza proprio per agevolare coloro che eh, accedono certo. anche con delle medie particolarmente alte. Ah ecco quindi c'è anche un senso quindi c'è un mix cratico, tra certo. il reddito e la media e quali servizi avete? Abbiamo visto la eh, palestra, ha citato la cucina, Christian, che vuol dire una cucina comune, immagino. No? Eh? Ecco eh, altro, cosa c'è lì il campus. Uh... Praticamente comprende appunto alcuni servizi, quali reception 24 ore su 24, cablaggio eh, della rete internet, ultimamente in fibra ottica per cui hanno aumentato la banda e ora si può andare più tranquillamente e molto più veloci. E abbiamo tanti spazi verdi e comunque eh, nella parte adiacente al campus vi è un campo da calcio in cui ogni tanto, con altri ragazzi, diciamo ecco andiamo. A fare una partita a pallone. Insomma, servizi in più che ovviamente in una casa. Pulizia? Oltre. Pulizia. pulizia settimanale. Ah, pulizia nelle stanze: è bello. Ah. Pulizia settimanale, cambio biancheria. e Poi è presente anche una zona di lavanderia con appunto delle, delle lavatrici a gettoni e delle asciugatrici. Bello, questo mi ricorda, in Inghilterra era così, che si andavano con lo zainetto, con la biancheria da lavare, da noi non c'è questo, meno male che un po' alla volta arrivano. Quanti sono in tutto, abbiamo detto, le, gli spazi lì? Allora, qui ai Martinit sono 450 circa, di cui 350 in convenzione col Politecnico. 450. Quanti vengono da fuori Italia, di coloro che stanno lì? Allora, in questo momento sono 150 italiani e un'ottantina di stranieri, tra cui grosso modo 40 extraeuropei e 40 uh, europei. Mm. Poi tra gli extraeuropei sono molti asiatici e tra gli europei sono soprattutto spagnoli. Ci sono altri vostri due colleghi studenti che hanno rilasciato un'intervista. Ci hanno raccontato un po' da, da, lì dal campo, quando siamo andati lì, eh, ci hanno raccontato come vivere lì. Quindi l'intervista agli studenti, via. Io qui mi trovo abbastanza bene, anche perché si può già vedere dal, dal giardino e poi dalla presenza di, di, molte, di molte persone che vengono anche da, da, da paesi diversi eh, con cui confrontarsi. E... E scambiare opinioni anche sul, sulla cultura di altri paesi, e sullo studio e anche altre da attività. Dal punto di vista organizzativo, la camera ti trovi bene? Sì, sì, io sto in singola e mi trovo abbastanza bene anche perché la struttura è stata è ristrutturata da, da un anno e comunque i mobili sono tutti nuovi: abbiamo parecchi servizi a disposizione, anche il frigorifero in camera, il bagno. È comunque una struttura una bella struttura 470 euro al mese sì sì precisamente sì io vengo proprio dal Camerun che è un paese in Africa centrale e io sono in Italia dal 2007 ho iniziato la laurea in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano mi sono laureato nel settembre 2011 adesso sto facendo la specialistica sempre in laurea biomedica anche tu qui ti trovi ti trovi bene sì, sono, mi, mi trovo molto bene anche perché Euh, venant de dans da no? arrivant de quoi et trouvant de les personnes qui je qui jamais connues, comme type une autre culture dans mon pays je n'avais jamais connu de citadin européen arrivant de quoi connu tant 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 qui au de des pays européens dans que belle autre partie du monde Zambetti, vedi che la politica quando si mette, è vero che ci vogliono delle risorse, perché queste cose non vengono gratis, ce l'ha spiegato bene Zaffer, però quando si mette può dettare una linea, essere attrattiva e migliorare anche il tessuto di una città, perché di quello si tratta, no? Interventi di questo genere fossero fatti molto di più che non il singolo, prego. Indipendentemente da quello che si pensa, noi stiamo molto sviluppando tutta una linea all'interno della disponibilità oggettiva legata al mondo della scuola, al mondo dell'università nel suo insieme. Perché se qualcuno pensa che Regione Lombardia pensi soltanto all'edilizia residenziale pubblica, anche se rimane la croce e la delizia anche dei miei pensieri quotidiani, <ride> lei si sveglia. Lo dico. Già, lo dico esatto. lo, eh sì, guarda guardare il giornale e vediamo qual è l'articolo negativo che c'è. Perché purtroppo con l'edilizia residenziale pubblica ecco, puoi legge. farne 999 buone, ne sbagli solo una. Nel senso della. E fa notizia. Eh, e fa notizia, dove, è sicuramente è quello che fa notizia. Ma all'altere di questo, dicevo, c'è comunque una fetta anche di attenzione importante che riguarda, come dicevo prima, il mondo universitario, il mondo dell'università, dell il mondo della disponibilità universitaria nel suo insieme, da un lato, ma anche in parallelo a questo, a quello della. Perché Attenzione, le università un chiedono mix, questo? Cioè le, ne hanno bisogno? Le università chiedono questo, ne hanno bisogno. Il ministero ha sviluppato tutta una serie di bandi negli anni col Miur, anche se sono lenti, peggio di come dice Mirabelli dell'Aler, nel senso lo dico con rispetto e con educazione, ma sono molto lenti. Credo che la dottoressa potrà darmene atto che dal 2001 ad adesso Tanti bandi sono stati fatti, pochi sono stati finanziati, pochissimi sono quelli degni di attenzione oggettiva. Questo è il dato fondamentale. Regione Lombardia su questo ci, sta, ci ha messo sempre la testa, ha dato sempre la propria disponibilità e bisogna ammettere che l'attenzione che il Presidente Formigoni comunque ha anche in questo ambito di attenzione alle persone, ai giovani, agli anziani. A coloro i quali sono meno fortunati di noi, è sì, sempre stato. E eh, su questo bisogna. Il campus dirlo. ci sta, giusto? Bene, bene, che ci sia. Vediamo ma anche non la Ma non cucina... soltanto il campus, attenzione, eh? no, no. non solo il campus. No, no, ma è evidente, è evidente. Mirabelli, prego. No, posso fargli una battuta? Ma la no. Fai... Ma io credo che siano tanti i cittadini delle case popolari che vorrebbero, che, che non, ha, non hanno proprio l'impressione che la Regione si occupi solo delle case di edilizia residenziale pubblica. Perché? Credo eh, che bisogna, no, vi, risata, bisogna fare si, di si, più. Si no, 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 battuta. però eh. io penso che... adesso evidente, È, no, è, è evidente, una battuta, no. però io penso che lì ci sia molto da fare. Dopodiché io credo che sulle residenze universitarie ci sia molto da fare e si faccia bene a farlo, che il Politecnico da questo punto di vista sia forse la prima università pubblica che ha capito a Milano che questo è un settore chiave perché ne va della competitività del sistema universitario milanese, perché male. se no Camerino e Perugia, siccome riescono a offrire la possibilità Camerino. di alloggio a prezzi più bassi, tra la qualità e l'accessibilità, la Rischiamo di penalizzare l'università perché è innovativo, cioè si punta ai giovani, altrimenti l'Aler viene certo. sempre vista come e abbiamo no, no, detto il prima no? il, il 50 e passa per cento. 51% sono 51% della popolazione 50. over 65 nelle case. Aller, quindi è evidente che puntare alla Milano di domani o di dopodomani, invece che quella soltanto di oggi fa la differenza pubblicità. Due interruzione due interruzione, interruzione eh. pubblicitaria. Due minuti siamo in diretta. Ci rivediamo sul canale 14 Telenova, tra poco. Abbiamo detto professoressa, gli studenti che trovano casa, cosa vuol dire al di là dell'ovvietà di stare in un posto che costi meno che invece andare direttamente al privato? Eh, cosa vuol dire per uno studente, loro hanno raccontato la loro esperienza, ma a livello anche didattico lo stare in un campus fa qualche differenza? Assolutamente fa differenza perché eh, riuscire a costruire una comunità di eh, colleghi che vengono da varie parti del mondo secondo me è un valore aggiunto importante, quindi in realtà poter vivere a 360 gradi quella che è l'esperienza didattica e formativa che solo così possono acquisire eh, e che implementa le loro competenze e conoscenze, quindi sono un mix di competenze anche per il fatto che ognuno di loro affronta degli studi differenti. Sono interscambi culturali importanti perché oggi hanno a che fare con eh, colleghi che vengono da tutto il mondo. Quindi questo è un valore aggiunto evidente, estremamente evidente. importante. Un po' come in Regione Lombardia, che state tutti fianco a fianco e sapete tutto della politica. Eh? Mi permette <ride> la battuta? Allora andiamo a vedere invece le cucine, eh, così abbiamo visto la palestra. Sono cose le che cucine. faremmo a meno eh? di sapere. Quasi. Sono cose che faremo volentieri a meno di sapere. Fianco a fianco, perché si sa tutto, esatto. i vicini <ride> di le fate. Faremmo volentieri a meno di saperle. Va bene. Andiamo Poca in cucina, dai, questa. con sempre il dottor Ippolito che ci ha fatto vedere anche lo spazio che è aperto, se non ho capito male, eh, sempre, no? Se cioè voi potete andare nelle cucine e stare lì. Va bene. Vediamo, dai, cucine, via. Direttore, siamo qui nella cucina del campus Martinito, una cucina anche questa particolarmente moderna, possiamo definirla una cucina self service, qua i ragazzi vengono e si preparano da mangiare. Assolutamente sì, e forse una delle cose più interessanti quello di aver dato ai ragazzi la possibilità di eh... Eh, cucinarsi autonomamente, senza quella eh, eh, forzatura degli orari piuttosto che delle pietanze uguali per tutti. Qui abbiamo collocato in questo spazio comune una serie di eh, fuochi che sono a loro disposizione. Open 24, nel senso che visto le loro diverse provenienze, a qualsiasi ora, a qualsiasi ora vengono qui a, a cucinare, eh, abbiamo quindi non soltanto i fuochi ma anche questi lavelli, forni a microonde e tutto nella loro possibilità, nella loro piena autonomia di eh, decidere. Eh, completamente cosa cucinano, quando devono mangiare e che cosa devono fare. Devo dire che la convivenza è stata assolutamente una parte vincente di questa struttura. In genere in questi posti c'è sempre il rischio eh, di, delle prevaricazioni, degli atteggiamenti di protesta, di contestazione. Qui invece è una struttura che è assolutamente la convivenza civile è molto molto rispettata. Presidente, chi è che vi aiuta a progettare questi spazi che abbiamo visto sono fatti ad hoc no? per gli studenti, quindi due fuochi, però con la possibilità insomma, di averne tanti vicini, ognuno ha il suo spazio? Eh, intanto bisogna ricordare che il piano di sopra, il piano terra, c'è anche un bar eh, a ristoro e eh, che difficilmente riusciamo anche a mantenerlo a trovare i gestori perché loro solo la sera sono... Comunque il, la, la progettazione è stata fatta tutta all'interno, quella dei Martinit, con la per cui è anche stata una prova per far vedere che non c'è sempre bisogno di andare all'esterno, alle cioè la struttura interna in grado di progettare cose di questo livello, poi devo dire che si prestava la struttura antica bene, dei Martinit, certo. molto bella ed è un pezzettino in un contesto di una Milano ex operaia io che vengo dal sindacato me la ricordo che sta cambiando perché lì c'era l'Inse l'Innocenti, sta cambiando complessivamente, speriamo che venga trasformato perché di fronte c'è l'ex polveriera dell'esercito italiano con una roba orrenda e quindi a fianco c'è fianco Enrico che si cucina che cosa da Lecce alla sera che sta lì? Le orecchiette no, la parte delle volte Vedi, diciamo appunto no? come Ecco, no, di, di, prego. Non sono le orecchiette la loro specialità. I pasticciotti, quanto eh. ah, riguarda i dolci. E invece da Rimini, Cristian, in fianco, e si assaggia, che cucini? Vabbè, io dovrei dire la piadina. Vedi? Eh, beh, la piadina <ride> basta un fuoco solo, mica ne servono due. Signori, ehm, un altro aspetto che volevo farvi vedere è il recupero dei sottotetti, che è stato fatto sempre con l'idea di dare spazi eh, piccoli, eh, costi ovviamente bassi ma eh, sufficienti per gli studenti. Un recupero importante, adesso poi magari Zafra ci dà i numeri dei sottotetti, abbiamo intervistato delle studentesse che invece stanno proprio in quest'altra eh, quest soluzione sempre adatta agli studenti, poi ne scopriremo Prezzi, eh, qualità e luoghi, anche in che modo anche qui sono stati fatti, con quali danari. Via! Qui ci troviamo in un sottotetto ristrutturato dall'Allera, siamo in via Botticelli a Milano, zona città. Studi, due studentesse spagnole, tutte e due studiano al Politecnico. Vero? Ingegneria. Ingegneria edile? Avete finito adesso? Sì. Quanti anni? Eh, quattro anni. E stiamo facendo adesso la tesi e vorre vorremmo tornare a casa per cercare un lavoro. E... Cioè, L'idea è di aver studiato qui e poi tornare a lavorare in Spagna. Sì, perché eh, abbiamo cercato un lavoro qua e non abbiamo trovato nulla e torniamo a casa. Come ecco, com'è stata la permanenza in questo appartamento? Abbiamo visto, che purtroppo non c'è l'ascensore. Quando arriviamo con la spesa è un po' difficile, ma è, è bene. Vivere qui è, è benissimo, è tranqu tranquillo perché le persone che vivono qua sono anziani, è tranquillo, è, è bene per studiare, è benissimo. Ecco, la convivenza anche con gli altri inquilini è sì. andata d'accordo. Sì, sì, va benissimo. Nell'altro appartamento c'è anche studentesse sì, e va benissimo con, le, con loro. Anche tu hai, sei qui da quanto tempo? Da settembre, siamo qua nove mesi più o meno. L'idea di tornare a casa poi. Sì, lo stesso. Adesso torniamo a casa e, dopo, non sappiamo se torneremo qua o resteremo alla Spagna. Ecco, una sistemazione secondo voi adatta, adeguata per delle studentesse universitarie? Sì, totalmente. C'è tantissima luce vicino alla, alla Città degli Studi. Noi andiamo a Leonardo e, in 5 minuti, siamo là. Questa, eh, questa è l'esperienza di due studentesse che vengono dall'estero. Dove sono questi sottotetti, Zafra e eh, qual è l'operazione che ha portato eh, al recupero così detto, dei sottotetti a parte C'è stata la legge che ha permesso il recupero dei sottotetti, un pezzo è destinato a studenti e sono nelle legge case dove non c'è. Tutta la storia la sì, legge beh. regionale che cercava di usare meno terreno ma di utilizzare gli spazi. E. Eh? Beh. I sottotetti, no. questa è una versione assolutamente. Vabbè, poi sì, se. Comunque, ma non entriamo. No, ma. I 103 sottotetti che sono per gli studenti sono le case dove non c'è l'ascensore. Perché... Ah. E quanti piani sono? Beh, dipende, vanno dai 3-4 ma via Botticelli, 4, via Botticelli anni, no, stanno... comunque per i giovani fanno anche un di po' di ginnastica piani. senza spendere soldi eh, certo. in palestra complessivamente <ride> sono 103 gli appartamenti 35 convenzionati col Politecnico sì. 20 con la Statale 48 messi a disposizione del Comune per le sue scuole per 183 posti letto il costo medio della mensile sui 400 euro, non perché lo studente mm -hmm. sceglie o è più propenso a scegliere l'una soluzione o l'altra? Dipende anche dal, dal tipo di vita che vuole condurre. In un campus c'è questa possibilità. C'è cioè il campus di Pestaiolo, quello più riservato. Quindi Cristian e Enrico sono due che stanno in giro su Tesla. Ma tieni presente, per citare, oltre no, so, eh. agli iraniani, ci piani, sono 14 turchi, 9 brasiliani, 5 serbi, lì. 6 albanesi. Cioè c'è un mondo intero, un mondo di conoscere. Cioè, in piccolo, in piccolo. In piccolo lì. Eh. Professoressa, recupero sottotetti anche questo, ha dato riscontri? Sì, beh, anche questa è una soluzione interessante. Eh, Offro un modello di vita differente, sono mini alloggi. Quindi attualmente. le due studiano tutto il tempo perché c'era la telecamera, poi <ride> erano lì proprio concentrate. Prego. Eh, attualmente ci sono anche dei piccoli nuclei familiari che vengono ah. a studiare, per cui, per esempio, soprattutto stranieri. Quindi molti iraniani vengono con famiglia, quindi abbiamo anche dei casi in cui ci sono coppie ma anche con dei bambini. Anche qui i requisiti quali sono? Quindi? È Del tutto analogo, quindi è una libera sì, scelta. Sì. Uh, Andare in un campus strutturato piuttosto che invece accedere a tutti. Ci sono ancora spazi in questi. No, in questo momento soluzioni. sono tutte occupate. Sono tutti occupati. E sono questi sparsi o tutte nella zona dove c'è il Martinino? Ma no, oh, questi okay. sono molto vicini alla sede Leonardo Politecnico ah, ecco, Quindi sono più adatti. Sono più che... Mirabelli invece diceva: che La legge sui sottoteti non gli è piaciuta a suo tempo, giustamente. la legge eh? sui sottoteti continua a essere una legge, purtroppo, che non siamo riusciti a abolire che consente a uno di costruire e poi sanare già prima ancora cinque anni dopo il sottotetto che già si costruisce e, e di, di, buono e di vendere la. no no questo hai ragione però mia, a domanda rispondo è una legge urbanistica non cioè, que questa idea che tu dici tu costruisciti pure il sottotetto lo puoi già vendere come sottotetto però io te lo sanno tra cinque anni francamente è un Un'idea di, di, è di legge un po' sono d'accordo sì, su questo, questo era stata è... dibattuta parecchio, non c'entra niente con questo. No, però adesso avevano cercato anche di fare in modo che si potesse alzare ancora di più, eh, però siamo, siamo riusciti a. Ma mh, ho detto, cerchiamo Così, di non sciupare no, no, questa, Zambetti non questa positività che. stasera Melotti, sta, sta, em sta emergendo almeno per sotto il profilo <ride> della residenza universitaria in particolare che è uno di quei filoni ai quali non possiamo assolutamente pensare di non dare continuità no, ma nella maniera più assoluta. Anzi, no, ma è evidente. Cioè, allora, quando dire... Mirabelli riferisce alla speculazione. Questi sono stati gli interventi fatti subito, quando la... c'era un problema all'inizio di... Cosa fare dei sottotetti che a Milano, tra l'altro, ne hanno tanti? E va bene, si fa la legge e si, cons e si così, consente di farli. Dopodiché, dire venga, che d'ora in avanti tutti quelli che li fanno comunque li avranno sanati tra cinque anni è francamente un'idea bislacca. Però, questo utilizzo, abbiamo detto, è un modo è un diverso un utilizzo, sempre. è la un la utilizzo diverso, soprattutto è un utilizzo, un utilizzo più riservato anche oggettivamente rispetto e più privato rispetto al campus che offre altri vantaggi sicuramente, ma che decisamente in termini di privacy è sicuramente meno adatto rispetto a questo. Ma il dato che io voglio evidenziare è un altro. Noi dobbiamo cercare sempre di più di implementare questo tipo di azione, alla stessa maniera con la quale io penso bisogna pensare alle temporaneità, alle affittanze temporanee di gente che viene qui a curarsi. Nella nostra eccellenza sanitaria, non soltanto l'eccellenza universitaria, che sicuramente c'è, ma abbiamo anche l'altra eccellenza che è quella sanitaria. Per l'eccellenza sanitaria. Se c'è così... un'eredità di Formigoni, è l'eccellenza che ormai ci abbiamo. Tutti no, vabbè, ma no? Chiamare, si fa chiamare così. un po' abusato. No. <ride> no, mi permette, è una nota linguistica, prego. Cercavo di stare dietro al ragionamento che la dottoressa Grecchi faceva prima sull'eccellenza universitaria e quindi anche l'eccellenza sanitaria merita un'attenzione particolare, alla stessa maniera con la quale noi non possiamo assolutamente dimenticare, e io lo dico perché il mix abitativo deve riguardare sicuramente il mondo della scuola, delle università, ma insieme a loro io dico c'è bisogno anche di altro, c'è bisogno anche di persone anziane per esempio. Ho apprezzato la ragazza quando diceva: Qui vivono persone anziane e noi studiamo bene, siamo tranquilli. Questa eh. è, la, è la classica dimostrazione che quando si vuole star bene, si sta bene. E quando noi abbiamo la capacità di sinergizzare quelli che sono i bisogni rispetto a una disponibilità, e allora è questo è il mix vero. Che noi di, a dare. Dice bene l'assessore perché lo, lo, lo sapete, non è un problema noto di quando eh, ci sono i, eh, coloro che speculano, proprio quando c'è una malattia, magari qualcuno che in famiglia deve farsi curare per un sì. lungo tempo e allora c'è di fronte all'ospedale quello che ti dà sì l'appartamento ma cifre allucinanti. A cifre allucinanti eh. oppure andare in albergo. Noi abbiamo delle mm. strutture che hanno cicli di cura di un mese, di due mesi, di tre mesi e questo assolutamente per una famiglia che arriva. Magari dal sud per curare il proprio caro qui in una struttura di eccellenza universitaria o ospedaliera eh, normale, è indubbio che il discorso Questo cambia. Questo tipo Ci... No, pre no pre scusa prego, scusa, ti interrompo, ma è un'occasione. Eh, noi abbiamo in via MacMahon un vecchio sì. stabile che è dato in gestione alla Croce Rossa Italiana, che tra mille, la sezione milanese lombarda, tra mille fatiche, che ospita i parenti di bambini ammalati di tumore che sono curati al Buzzi. Eh, eh, colgo l'occasione perché fanno fatica, no? il costo è praticamente inesistente. Ma per gestire un palazzo di quattro piani c'è il rischio che debbano rinunciare a un po' di distanza. Ecco. Certo. Se Approprio. esiste ancora la Milano col cuore in mano, dico di volgersi non a noi, alla Croce Rossa, la sezione. Adesso stiamo anche studiando col Comune di Milano di fare qualche iniziativa. Nella zona di ma on, siamo nel nord di Milano. Prego. Un'altra delle sì, cose per importanti per che nell'ultimo anno in particolare abbiamo sviluppato anche la possibilità di utilizzare gli appartamenti sotto soglia, cioè al di sotto dei 35 metri quadri per, quanto per gli operatori dell'ATM, cioè gente che arriva al nord che non hanno la possibilità guadagnando forse 1000 euro al mese di pagarsi 400 euro sono stati assegnati alla fondazione proprio dell'ATM 250 alloggi che vengono dati a questi operatori che vengono qui magari a fare corsi di preparazione e no, di no, prima vero, accoglienza. Le questa, no. questo, gli diamo ma questa, le chiari, sera, questa sera abbiamo chiari. messo insieme una serie di peculiarità che oggettivamente a volte è difficile anche metterle insieme in una trasmissione televisiva senza litigare e senza assolutamente fare del pollaio eh inutile. È mica non serve. colpa nostra. Per dire che ci sono cose buone belle che vengono fatte in questa città, in questa regione e che sicuramente spesso e volentieri vengono assolutamente ignorate, se non dimenticate. Studentati o appartamenti come in questo caso, abbiamo <coughs> i sottotetti, hanno anche il vantaggio... Per voi che li dovete gestire, di, eh, non, sono situazioni che non si incancreniscono, cioè lo studente siamo sicuri che dopo nove mesi se ne va da casa, dopo sei mesi se ne va a casa, oppure eh, Christian tornerà nel suo paese o va a studiare, ma non sta lì. Quindi il problema dell'abusivismo o dell'occupazione eh, fino a tempi biblici non c'è in questo. Quindi per voi è tutto di guadagnato, vuol dire gestire anche meglio. Beh certo, oltretutto si utilizzano anche spazi che difficilmente eh, potrebbero essere oggetto di un'assegnazione tradizionale. Però qui si apre un altro ragionamento che tu hai colto giustamente, cioè che da noi la casa popolare è casa per sempre, teoricamente così. Cioè la mobilità sociale non è patrimonio dei cromosomi degli italiani, anche per le condizioni oggettive. Mentre in questo caso è senz'altro una residenza transitoria transitorie per gli studenti o vediamo per altre case che stiamo vero, facendo queste, per gli infermieri le categorie che ha citato l'assessore non sono quelle che giustamente temporanee e così dovrebbe, dovrebbe essere, essere, essere la casa popolare la in casa generale popolare. a tempo dovrebbe, determinato, dovrebbe. lungo ma eh, no professoressa, prego ma eh, indubbiamente appunto un'altra cosa secondo me interessante è quella di creare dei mix sociali Prima eh, si è fatto cenno a questo tema. Quindi anche lo studente, e in molte realtà è, è già un esperimento ormai consolidato, può in qualche modo contribuire a quello che è l'aiuto, per esempio, a, a persone povere, a persone anziane, contribuendo con una quota parte di servizi che gli vengono scomputati poi da quella che è la sua retta. Certo per accedere all'alloggio quindi si viene a creare una sorta di eh, virtuosismo all'interno di eh, un mix sociale che certo. secondo me è un altro valore aggiunto se certo, vuole anche certo. in termini formativi. stiamo toccando tanti temi adesso vedremo anche quello della lotta all'abusivismo e così via, sempre con Aller, parliamo di casa ma non solo, abbiamo detto anche alloggi temporanei pubblicità tra poco Cristian è uno studente assieme a Enrico che sta nello studentato che abbiamo visto in Martinit Sistemato da poco dall'Aler Quanto resti ancora a Milano Cristian? Quanto ti manca? Eh beh mancano tre anni tre, più Ah quindi tre resti e mezzo. finché non hai finito quindi eh, funziona sì. così. quindi <ride> Spero ti... di finire al Politecnico eh, certo. diciamo. <ride> E resterai lì evidentemente anche perché se non ho capito male poi non è obbligatorio Non c'è il vincolo tra il posto dove eh, si trova alloggio come in questo caso e l'università, eccetera, no, non no, è così. come sede assolutamente no e tra l'altro lui può anche cambiare alloggio qualora lo ritenesse opportuno, quindi in realtà non ci sono vincoli. Enrico altrettanto? Io dovrei terminare gli esami entro fine settembre e poi incominciare la tesi. Quindi, is, uh, okay. quindi praticamente l'anno prossimo dovrei essere fuori il campus. Si spera di entrare nel mondo del lavoro, ecco nel caso in cui è interessante perché Enrico un po' più Si spera dice i <ride> <Ai> debiti scongiuri. <ride> nel caso in cui lo studente finisca il proprio percorso, fa la tesi, è nei tempi, eccetera, eccetera. Poi deve andarsene. E eh beh, certo, non è più studente a meno che si iscriva a un dottorato, allora in quel caso è, è nuovamente. Altrimenti vai Studente sul mercato e può accedere eh sì. libero. Che bello, però, questo posto! questo non le ancora visto o se sì, non le ho viste io. Ma bellissimo ah, questo! Questo cos'è? È il giardino, c'è sì. anche il, il teatro, la chiesa. Il teatro è una piccola stagione è autonoma, ma è dentro al... a fianco proprio. Sì. a fianco del teatro, lì potete Ovviamente tutti i padiglioni. Sono sì. un giardino centrale, una sorta di chiostro che gira intorno. Sì, e poi esatto. è bello, sì. bello, molto sì. carino. Va bene, eh, abbiamo parlato di eh, studenti, abbiamo parlato di eh, sottotetti ci sono altre possibilità invece che l'Aler sta pensando proprio per venire incontro a questi bisogni di una città che vuole insomma guardare un po' al domani e non soltanto cercare di sopravvivere Zafra Beh, adesso abbiamo, lo ricordava prima l'assessore cercato di focalizzare l'attenzione qualche iniziativa rispetto eh, alle... alle le situazioni monoparentali, partendo dai separati, da quelli che per una serie di condizioni sono maggiormente esposte alle difficoltà imposte dalla crisi, e dal... perché noi non possiamo dimenticare: leggevamo, credo, ho letto io come tutti voi oggi sui giornali, che ad esempio dal 2006 ad oggi i salari medi di un operaio. Eh, italiano sono diminuiti dell'8%, per cui anche questo sta a significare un dato. Se non tutte le altre spese, le ricordo, altre spese di sono diminuiti. I salari pensate un operaio maggiore. che divorzia, deve uscire di casa. E stiamo dimenticando una categoria estremamente importante per la quale abbiamo fatto un bando già alla fine di dicembre, che adesso andranno in assegnazione che Sono le forze dell'ordine, dell mm. cioè anche, anche su di loro abbiamo avuto quella attenzione legittima. Attenzione. Quante, quante persone? 400, potranno... 400, sono 420 alloggi in cui hanno Quanti... la possibilità sia per l'affittanza che delle affittanze con patti di futura vendita, non ah, soltanto ecco. sulla città di Milano, ma anche fuori dalla città di Milano. Ed è un'attenzione doverosa, compiuta, dovuta indipendentemente dalle quote. Previste certo. all'interno delle varie norme. Però fa, fatemi fare il guastafeste, o no, perché no? Ma no, perché io credo sia giusto porre una questione, riassumendo un po' sì. la serata. Cioè, è evidente che c'è un problema economico molto serio, è evidente che l'Aler non ha le risorse sufficienti e necessarie per far fronte a gran parte degli oneri che derivano dalla gestione di un patrimonio che, come dice l'assessore, è obsoleto, richiede molte manutenzioni, eccetera, eccetera. Ora, io trovo assolutamente giusto che la Regione si occupi di creare una serie di opportunità abitative per sicuramente gli studenti perché c'è un tema di competitività della città, di sviluppo certo. complessivo della città, se le università milanesi vanno bene non solo c'è una popolazione studentesca che aumenta, si arricchisce, certo. si mm. arricchisce la città, c'è la possibilità anche attorno all'università di costruire un intero sistema economico di sì, volano sì. O, altre, o altre questioni. Le forze dell'ordine, la Io però penso che, che l'Aler debba concentrare tutte le proprie energie in questo momento sulle case popolari. Allora faccio un esempio. Faccio un esempio. Allora e... a me, se mi dite che i monolocali, che ci sono gli alloggi piccoli che ci sono a San Siro e che non, nessuno vuole perché le famiglie sono troppo grandi, quelle in, in graduatoria sì. che sono pronti da dare li vogliamo dare ai, ai, ai singoli, ai divorziati benissimo, però se mi dite che in un quartiere come il Grattosoglio dove c'è metà del quartiere con i tetti da rifare noi spendiamo i soldi per fare la casa per le giovani coppie io penso che allora, allora non ci sia bisogno quello. di scegliere tra le priorità. Quello. Devo mandare un'interruzione, riflettiamo anche su dà questo. Una Certamente, notizia. perché eh, c'è la tematica degli spazi vuoti, le occupazioni abusive, abbiamo visto questa è la torre Galfa. Macao, quei signori del collettivo eh, no, no, non meglio specificato poi possiamo essere d'accordo esserci piaciuto certo, o meno ma penso. hanno quantomeno sollevato un problema cioè quello che a Milano ci sono troppi 18. spazi vuoti no? eh, quella è quello la, la questione Milano principale io ricordo. ringrazio e saluto Cristian Squadrani e Enrico Rango che sono i nostri studenti che sono venuti a raccontare la propria esperienza, grazie ora tornate nello studentato, dico bene maschi e femmine divisi o insieme, come funziona? No, lo no, vediamo vi tutti insieme, però nelle camere separate. Bravi, bravi attenzione. Cristian Enrico, grazie signore. Pubblicità a tra poco. Allora, vediamo la torre Galfa che svetta gli spazi vuoti che a Milano sono troppi, i signori di Macao, abbiamo detto, hanno quantomeno sollevato un problema. Questo è un pregio che nessuno può dire che non c'è stato con quel cinema che hanno fatto, con l'occupazione di quella, poi di altri spazi. È vero che ci sono troppi spazi vuoti, no Assessore? Ma sono spazi privati, io parto da un presupposto fondamentale, che la proprietà privata, almeno finché questo è la nostra Repubblica non si toccano nella maniera più assoluta la Costituzione privilegia questo dato però ecco, lo stesso costruttore il fatto, costruisce un'altra allora, il, il fatto di andare ad occupare proprietà altrui no, non c'è dubbio di questo e, tipo e bene. che fossero, fossero almeno abitazioni eh. voglio dire questo è uno spazio eh. ad, ad uffici pieno di amianto fra le altre cose perché prima di intervenire là dentro c'è bisogno di. Degli... No, no, ma non volevo stare su questo, cioè la questione degli spazi, gli spazi eh, che sono poco spazi. utilizzati o che a volte potrebbero essere. anche per evitare di costruire troppo, per dare una casa a tutti. Noi abbiamo, noi abbiamo fatto una legge in cui invitiamo tutte le amministrazioni a occupare il meno spazio possibile di quelli vergini e a riutilizzare ovunque possibile. Ovunque è possibile, spazi disabitati o comunque a suo tempo adibiti ad attività di carattere industriale che possono essere riconvertite sicuramente per condizioni di edificabilità legate all'abitazione. Su questo io credo, Franco, e guarda, e lo dico con la massima no, no, questo è il nostro purtroppo obiettivo. Non mm. non purtroppo. purtroppo non è, è così. Purtroppo non è così: perché purtroppo questa battaglia l'abbiamo fatta quella per dire si può cambiare la destinazione. Allora, Milano c'è l'equivalente di 30 grattacieli Pirelli di terziario inutilizzato, buoti, buoti. che in alcuni quartieri, non lì, ma in alcuni quartieri è la desertificazione del quartiere. Certo. Perché si... Basta andare in giro e si vedono... Eppure crescono altri cantieri. No, no, vuoti. Allora, l'idea è diamo un incentivo, per esempio la possibilità di cambiare la destinazione d'uso a chi riutilizza questi spazi. Mm. Alla fine abbiamo portato a casa un risultato. Sì, ma solo a Milano. Perché? Non si capisce perché, ma solo a Milano. Mentre io invece credo che questo del riutilizzo che ha posto l'assessore... Devo dire l'assessore l'ha posto bene anche durante la discussione, dopodiché un po' i comuni, un po' l'assessore all'urbanistica hanno impedito di poter continuare ad andare avanti su questa strada del riuso, perché il riuso vuol dire anche consumare meno suolo, suolo. vuol dire suolo. A, avere più opportunità eh, di, è di, di, di temi, residenza. Di, di, di giusto. Certo, è è, è, giusto, è giusto però non è sempre così e non è sempre possibile no, nella purtroppo, legge solo per, solo per, per Milano, Milano si può fare Milano, questo operativo no non è soltanto Monza, Milano è anche Sesto, no. ad alta densità abitativa non è solo Milano eh. No, questa cosa solo a Milano l'altra cosa che hai, sugge, sociale. hai suggerito tu rispetto al fatto di, utilizzare, esatto. di dare un premio volumetrico a chi realizza edilizia sociale cioè abbatte e ricostruisce per edilizia per fare indirizzo sociale, sociale, quello, cioè, quello in sono i comuni è... ad alta densità abitativa. Quindi questo è stato di... un buon risultato rispetto al nulla che c'era. Questo è il dato fondamentale. Rispetto al tutto che era stato e proposto. Invece... Esatto. Zafra, spazi vuoti era mia e Ale, al purtroppo, alle volte prima, vanno, vanno. Sono due concetti che vanno ehm, strettamente Condivisa. legati: nel senso che, appunto, sono tanti, si sa, gli spazi che in qualche modo vuoi perché. Non sono in ordine, vuoi perché necessito di ristrutturazione, vuoi perché formalmente sono vuoti in quanto occupati abusivamente, quindi praticamente non risultano nel computo degli assegnati. Io dovevo una risposta a Mirabelli, prima rapidissima, sì, prima. Sì. cioè non, non è che noi ci siamo dedicati alla residenza universitaria, quelle no. forze no, a, a scapito di quello che è il mestiere nostro e di andare incontro. Ci mancherebbe. E eh, volevo solo che abbiamo utilizzato una serie di appartamenti sparsi sotto tetti non utilizzabili da altre parti e poi che investimenti anche massicci come quelli fatti sul, sui Martinit hanno però, trovano un equilibrio finanziario, cioè nel senso... I ragazzi ricordavano 400 euro al mese a posto letto, cioè 800 al mese, quando, per cui sono operazioni non fatte a scapito, sono operazioni che reggono, non indebitiamo l'Aler. No, no. Io dicevo una cosa precisa, allora Grattosoglio, emblematica, c'è ancora da costruire la casa per le giovani coppie, che costa soldi, e c'è da, ri, da rimettere a posto i tetti, siccome non... I soldi non ne hai tu per rimettere a posto i tetti, prendiamo i soldi della casa per le giovani coppie e mettiamo a posto i tetti perché se no quel problema lì resta irrisolvibile e la casa dei a giovani coppie un po' le sorge... capottature le abbiamo fatte no? Come? a Grattosoli un po' di capottature ne abbiamo fatte. Sì, no, avete fatto un contratto di quartiere, Eppure, però ne mancano, che... ma ne eh... mancano tante però. Ma io non sto dicendo che non no, avete fatto niente, sto dicendo che siccome l'idea è ma... utilizziamo tutte le risorse risparmiate da quel contratto di quartiere, risparmiamone di più e facciamo... No, questo si può su vedere, ma io davo una risposta di carattere generale. Ma sono degli interventi. Ma lo so, su questo so. non c'è assolutamente dubbio e quindi sono convinto che anche i nostri inquilini del Gratosole avranno legittima Beh, soddisfazione a un bisogno che abbiamo verificato anche in commissione, non più tardi di un mesetto fa esistere le condizioni economiche per poter attuare questo tipo di intervento e la indubbia necessità di andare a fare quell'intervento. Tornando alla tua domanda, è chiaro che ci sono stati dei ritardi, eh, ci sono, è abbastanza facile dire lì ci sono le case sfitte, 20.000 persone che attendono, ci sono stati ritardi, incurie eccetera, però una parte degli appartamenti adesso Mirabelli mi dirà, lo ripetete sempre sono liberi per la mobilità dovuta ai contratti di quartiere. Sui ritardi accumulati ultimamente abbiamo dato, eh, credo che l'assessore ci abbia sollecitato, una bella sfilza, abbiamo recuperato quasi mille appartamenti. Poi dal momento in cui si recuperano, dal momento in cui si assegnano scendendo nei graduatorie passa qualche altro tempo, però questo gap notevole, ingiusto in assoluto e nello specifico avendo non avendo case nuove da assegnare se non quelle che recuperiamo, in gran parte lo stiamo recuperando. Sulle case che gestiamo provvisoriamente del Comune di Milano siamo più indietro perché sono indietro collegare all'amministrazione, non dipendono da noi, ma credo che anche lì ci diceva l'assessore che prima dell'estate dovrebbero almeno eh, essere, arrivare a maturazione i primi 5 milioni di investimenti. Ci sono un'altra serie di cose. Ci sono gli appartamenti che dice, sono liberi, la gente vorrebbe entrare anche se c'è qualcosa da fare. Anche qui bisogna ricordare che dobbiamo rispettare la legge: possono assegnare solo appartamenti che sono a norma perché se no ci assumiamo. Eh sì, cioè sai che c'è una legge elettrici. che dice che se l'inquilino li mette a norma lui, tu li scomputi, punto... scomputi il canone e questa legge non l'applicate. Non, non è perché. così. Cioè noi abbiamo dei casi, dato che eh, finché faccio ancora per poco questo ho la rappresentanza legale dell'ente mi becco tutte le denunce ce ne ho due in corso poi non appresentiamo la discussione proprio per casi di questo genere dove io ho la responsabilità della messa Perché, norma successo non c'è stata casi. ci faccio eh no, un esempio così capiamo no adesso vi faccio arriva l'esempio cioè bisogna rispettare la legge le norme rispetto a rifare gli impianti elettrici le caldaie sì, gli certo. scarichi delle caldaiette eccetera giustamente se è un lavoro dice l'inquilino lo faccio io lo faccio io a spese mie e ve lo scomputiamo sul canone è una cosa che diceva lui che è di assolutamente saggia noi però non abbiamo il, il controllo sempre assoluto sul fatto che le certificazioni presentate corrispondano al vero non, non corrispondo io mi, mi becco le denunce cioè si tratta anche qui con un po' di buonsenso io credo che si possa arrivare a trovare altre forme, però è un esempio. Zafra, abbiamo difficoltà. parlato prima. Visto che si parla di spazi vuoti e spesso una ragione per cui gli spazi restano occupati è perché la Casa Popolare è la casa per la vita, cosa che così non dovrebbe essere. Quali politiche sta assumendo l'Aler proprio per cercare di eh, uscire da questo pantano per cui chi ha la Casa Popolare non la ritiene una casa di un momento di difficoltà in cui la famiglia ha avuto un problema, che può essere lungo, breve, quello che sia, ma non è casa sua? Questa dovrebbe essere la logica. Beh, teoricamente la legge regionale prevede la divisione in quattro fasce diverse dei nostri inquilini. C'è la quarta fascia, che è quella della decadenza, che dovrebbe corrispondere a quegli inquilini che hanno fatto un percorso anche virtuoso e positivo nella loro vita lavorativa, per cui sono in condizioni di reddito e non gli permetterebbe più di avere il diritto alla casa. Purtroppo, citavo l'esempio prima, gli stipendi sono diminuiti e... A parte un po' di delinquente di qualche abusivo che può avere, come dicono tutti la Ferrari sotto casa, la stragrande maggioranza degli inquilini che abitano nelle case del comune o dell'area sono brava gente e tendenzialmente gente tra quella che vive nelle fasce più basse, non abbiamo i miliardari. E se non c'è un volano. Ma gli, gli, gli cascheranno eh. i requisiti, non è che eh beh, per infatti forza quelli. È devono essere quelli che sono la fascia di declino. Adesso sarà più facile di... perché nell'ultimo nell disposto legislativo che abbiamo approvato c'è la possibilità per le ALER di andare direttamente a fare verifiche di questo tipo legate anche al reddito e quindi questo sicuramente aiuterà ad andare avanti per riuscire a individuare una fetta, ma sicuramente una fetta molto marginale rispetto a coloro i quali, giustamente come diceva il Presidente Pocanzi, e la stragrande maggioranza del nostro inquilinato che, che sono ancora debole, nella fascia in cui sicuramente di, va aiutata di protezione di accesso, permanenza e decadenza le prime Perché? tre fasce devo mandare l'ultima interruzione poi concludiamo la nostra diretta tra poco ma ci sono un altro paio di tematiche che vorrei trattare con voi eh? Più alti sono quelli che pagano di più e finanziano di più l'area. E quindi è bene tenerseli in questo senso. Non, non lo so, anche perché buttarli fuori da lì è difficile, comunque che trovi un'opportunità. Abbiamo ancora pochi minuti dopo l'ultima pubblicità. Senza Poi esagerare, certo, quello che ha le tre ville. Abbiamo detto eh, inquilini che eh, dopo qualche tempo perdono i requisiti e quindi dovrebbero ovviamente trovare altre soluzioni, c'è anche però una politica le volte che eh, si avvicina alle vendite, no? la possibilità di riscattare quando ci sono le, le condizioni, quando Aller decide. In questo campo come sta andando? Beh, noi eh, applichiamo la legge regionale che ha autorizzato le vendite agli inquilini essenzialmente a partire da quei condomini che sono già misti perché con vecchie leggi sono state già venduti gli appartamenti e gli inquilini e stiamo faticosamente cercando di affrontare eh, le vendite, ma come dicevamo prima la crisi generale non facilita questo tipo di soluzioni. La regione sta operando per rendere più elastica anche l'applicazione della legge, però le difficoltà sono enormi e anche per quella parte di appartamenti residui di condomini dove abbiamo venduto quasi tutto che sono fuori ERP che si vendono all'asta con uno sconto sì, notevole del 36% sì. stiamo sempre incontrando maggior fatica infatti stiamo ipotizzando con la regione la regione ha suggerito un utilizzo diverso cioè la vendite, tornare alle vecchie vendite a riscatto cioè con un, uh, per categorie particolari o abbiamo, per situazioni Abbiamo pochi minuti, io volevo uh, chiedere a Zafra proprio un paio di cose che ho trovato saltellando nel vostro sito internet. Una, la bolletta trasparente, che cosa è? Questa è una novità. Cioè, questo è uno dei terreni più difficili nostri, cioè mm. la bollettazione quando si manda all'inquilino mm. la bolletta che prevede l'affitto e le spese che sia leggibile. Corretta in modo tale che l'inquilino possa verificarlo rispetto alle proprie condizioni abide. ho capito. E, e non c è, c è andando, sempre ci così le novità, cioè avete introdotto i sistemi per cui si è resa più semplice. Eh, dal problema. punto di vista per le case AREA direttamente, ormai il sistema informatico e a regime dovrebbe eh, e ci ha aiutato. Nella gestione dell'informatizzazione, invece, del, della parte che amministriamo ora del patrimonio del comune, stiamo faticosamente arrivando a completare l'impegno di completarla per fine anno per l'inizio dell'autunno l'anagrafe degli utenti, l'anagrafe del patrimonio, perché poi è sulla scorta dell'incrocio di queste due Noi condizioni. abbiamo detto e scritto che l'aler non va in vacanza, nel senso che con le problematiche dell'estate, la città che si svuota, i problemi degli anziani che sono tanti, mm -hmm. eh, ci sono alcuni servizi che però possono essere utili, così facciamo anche noi servizio, cosa vuol dire? L'assistenza rimangono aperte tutte le sei filiali della città, i tre punti, eh, gli uffici nei quartieri, rimane in funzione il servizio eh, di centralino 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, rimane anche per una buona parte della nostra utenza, non si può permettere né prima, né men che meno oggi, di andare in vacanza. Per cui il rapporto no, continuativo per quello, Il servizio e sta lì, sono... dire che siete anche per, per una situazione sociale, insomma le persone che sono da sole, che hanno la possibilità, alzando il telefono, di sentire. Sì, perché tutto adesso tutto. al di là del giudizio sulla qualità, una cosa che va sempre eh, riconfermata, è che noi non amministriamo appartamenti, amministriamo persone. Queste persone sono le persone più esposte. Pensi soltanto al dato che il 51%... Sono anziani over 65 su 190. Noi tra case dell'Aller e case eh, del comune di Milano e gli altri comuni siamo la seconda città della Lombardia, come inquilinato ed è un inquilinato. In gran Avete parte anziano e più fragile: over più 75 over 70. Per de de beh no, beh, noi la statica che abbiamo fatto, abbiamo gli over 65, sono 51%. No, adesso, a 65 anni uno è in forze, ovviamente, se si va a 85 eh, però, fa la differenza. Eh. Però comunque una popolazione, ovviamente, che invecchia in estate, questo può essere un buon insieme. servizio, assolutamente. Eh, abbiamo detto tante cose, tiriamo un po' le fila negli ultimi due minuti, Mirabelli, prima poi. L'assessore, su quanto detto. No, eh, il riassunto è difficile da fare, però mi pare che sia evidente che c'è. Dove si può migliorare? Una, una domanda di casa a costi contenuti che è in aumento e che la crisi aumenta. E ci sono meno risorse che mai da investire su questo aspetto. Bisogna migliorare l'efficienza dell'Aler, da una parte, per utilizzare tutto ciò che c'è per migliorare la qualità di chi vive nelle case popolari e bisogna inventare, come si sta cercando di fare, scelte politiche e politiche che consentano di realizzare abitazioni a prezzi più Cosa bassi e più contenuti. Subito, che potrebbe fare subito per migliorare ma, questa condizione? Ma La Regione sta facendo delle leggi, ha fatto delle leggi che consentono ai comuni di mettere a disposizione terreni, la Regione eh, garantisce i mutui per chi fa housing sociale, cioè garantisce una quota di eh, edilizia a, a canoni, in affitto a canoni convenzionati. Certo. Dopodiché eh, si può fare di, di meglio e di più sul piano casa abbiamo perso un'occasione. Io e l'assessore Zambetti, perché probabilmente momento, si poteva premiare di più chi fa casa. Una, una, una cosa che vorrebbe portare a casa come ovviamente novità da introdurre per via eh, legislativa della regione subito, nell'immediato, per migliorare il servizio. Ma per via legislativa io credo che eh, sia veramente difficile in questo momento, basta applicare quello che abbiamo già fatto in quest'ultimo anno in particolare. Dico soltanto che stasera abbiamo parlato di una fetta del patto per la casa, di una piccola parte, io credo che una condizione essenziale invece di operatività si svilupperà attraverso il fondo al quale Abbiamo eh, dato adesione, compresa all'interno questo del patto per la casa. Una attenzione particolare la stiamo sviluppando e nei prossimi giorni il bando sarà operativo anche per quanto riguarda le giovani coppie, le giovani coppie che avranno la possibilità di un abbattimento di due punti mm. del ratio del mutuo per i primi cinque anni e questo non è assolutamente poco. E tutto questo in carenza del fatto che c'è lo Stato, che sono due anni, quindi anche da prima che non trasferisce una sola lira a Regione Lombardia. Zambetti, Mirabelli, Zaffra, la professoressa Grecchi, grazie signori di essere rimasti qui con noi, ci abbiamo parlato di Aler, approfondito questo ampio argomento, ci abbiamo provato, grazie a voi di averci seguito, dopo di noi c'è Nova Stadio Speciale Europei con Luciano Rindone dove l'Ucraina è in vantaggio sulla Svezia per 2 a 1. Ha vinto Ha vinto, no, mi dice... Sì, ha, vinto? Sì, sì, ha, vinto. ha vinto, ha vinto. Ma vabbè, c'è... Non ha vinto, e eh, non è finita, mi rabbiamo, siamo in diretta, amica, ha vinto. C'era scritto lì... Ma si sbaglia, perché... Al lei... momento... Però. Al momento non ha è... E eh, siamo in vantaggio... Ah, guardate vinto? Nova Stadio, che ve lo racconta loro che sono ah. più bravi. Grazie ah, signori, giusto? buona serata. Ah, sì, sì. Buona serata.